Allora, siamo arrivati all'eremo di San Leonardo dopo una discreta scarpinata di un'oretta circa, partendo dal centro abitato di Rocca Antica e stiamo all'interno dell'antico eremo. Qui c'è un altarino votivo dove evidentemente qualche escursionista lascia un suo pensiero. È stata una bella scarpinata, ma fantastica, assolutamente fantastica. Stiamo esplorando l'interno della grotta, scavata completamente nella roccia viva. Questa ho letto da qualche parte che dovrebbe essere addirittura acqua santificata in questo buco che c'è nel terreno. Non so se si riesce a vedere, ma c'è comunque dell'acqua sul fondo. E questo era quella che al tempo doveva essere una sorta di riparo di casetta, diciamo, dove i frati che erano qui si rifugiavano. Allora, ovviamente non mancano i segni di riconoscimento della gente moderna perché è completamente scarabocchiata. Vabbè, usanza tipica italiana comunque. Siamo completamente immersi in una conca di montagne, nella natura e nel silenzio più totali. Sopra di noi soltanto roccia viva. E questo è una cosa assolutamente fantastica. Naturalmente qui i monaci non hanno scelto il posto a caso, visto che è completamente isolato e si raggiunge solo dopo una lunga camminata tra bosco e montagna. Siamo collegati via radio come punto di riferimento di comunicazione, perché ovviamente, come immaginerete, qui i telefonini muoiono. Ok, ora se riusciremo vi porteremo anche alle gole del Revotano, che alcuni chiamano Revotano, e sarebbe il corso d'acqua che passa qui in questa vallata e che conduce poi alla grande dolina cosiddetta della montagna sottosopra, a cui è legata una leggenda che poi vi darò in descrizione nel video. Una leggenda che, ve la riassumo in due parole, racconta dell'antico popolo che abitava a Rocca Antica e che in pratica subì una sorta di maledizione da parte del diavolo, che in pratica per punire questa popolazione rigirò, diciamo, la montagna al contrario, quindi creando questa gigantesca dolina che va a strapiombo, immaginandola come una montagna appunto rovesciata. E questa in sintesi è la storia che accompagna questo posto, ma maggiori dettagli poi ve li lascio in descrizione. Ovviamente, se avete domande, potete chiaramente scrivere commenti e anche per avere indicazioni su come raggiungere il posto, se foste interessati a questa bellissima escursione. Ok, noi continuiamo con la visita. Ecco, questa è un'inquadratura ancora più larga che mostra praticamente esattamente il posto in cui ci troviamo, un posto completamente scavato nella roccia. Qualcosa di stupendo. Perfetto, noi continuiamo con la visita. A tra poco.